Buongiorno agli amici di Fides et Ratio, un caro saluto al professor Lamendola. Buongiorno e bentrovato, Francesco. Buongiorno, bentrovati anche voi tutti. Quest'oggi il professor Lamendola desidera parlarci di alcuni testi presenti nel blog La scure di Elia, a cura di un bravo sacerdote. In particolare, in questo video, il professore si soffermerà su un argomento specifico. Il tradimento dei gesuiti. Buon ascolto a tutti. Prego, Francesco. Sì. Buongiorno, non abbiamo né notizie biografiche né fotografie da mostrarvi perché l'autore del blog La scure di Elia non sappiamo chi sia. Si tiene nell'anonimato, ha delle buone ragioni per farlo. Sappiamo che un bravo sacerdote, e lui certamente lo è, un bravo sacerdote può dire le cose con chiarezza, con verità, ma al tempo stesso, se lo fa, deve anche essere prudente come un serpente, al consiglio del Signore Gesù Cristo. Quindi non può mostrarsi, non può esporsi a una inevitabile ritorsione, non tanto, crediamo, per un senso di protezione della propria persona, ma per poter continuare a svolgere il servizio alla verità che è richiesto dall'ordine sacerdotale, dalla condizione sacerdotale. Bene, La scure di Elia è un blog curato, l'unica cosa che sappiamo è che si tratta di un sacerdote che, per grazia di Dio, come dice lui stesso, è stato ordinato nel 1995. Dunque sono quasi 30 anni ed è dottore in teologia. Inoltre la sua formazione e il suo servizio alla Chiesa si è svolta sia in Italia sia all'estero. Quello che abbiamo osservato leggendo nel corso del tempo i suoi articoli è un ammirevole senso di equilibrio. Il senso dell'equilibrio intellettuale, che è fatto sia di prudenza sia di fortezza, è una dote specificamente umana. Oltre a questo, e direi ancora più importante di questo, un vivo senso della fede. La fede è sostanzialmente una grazia divina. Quindi, leggendo questo autore, si respira un'atmosfera sana, costruttiva dal punto di vista umano e altamente spirituale dal punto di vista soprannaturale. Dicevamo, sono scritti illuminanti, sono scritti che hanno il dono della chiarezza, sono scritti destinati a far riflettere, a far capire le cose, con conseguenzialità logica, anche questa è una qualità oggi divenuta sempre più rara. E sono scritti che sottintendono una coscienza sempre vigile e una formazione culturale, crediamo principalmente neotomista. In ogni caso, una formazione teologica e filosofica direi di primo ordine. Quindi ben volentieri dedichiamo uno spazio a questi scritti che ci aiutano a riprendere e approfondire alcuni temi che ci stanno particolarmente a cuore, perché sono i temi centrali che permettono di avere
consapevolezza di quello che è successo dentro la Chiesa Cattolica, a partire dal Concilio Vaticano II fino ai nostri giorni, e soprattutto perché a questo la scure di Elia aggiunge anche una serie di indicazioni per il presente, quindi non c'è soltanto l'analisi storica e un bilancio di tipo intellettuale, c'è anche un'indicazione pratica, un indirizzo, un orientamento, una esortazione per quello che riguarda il presente, principalmente a livello della fede, perché parliamoci chiaro, più si comprende la macchinazione perfida che è stata ordita dentro la Chiesa, contro la Chiesa, più si corre il rischio, se questa consapevolezza non è accompagnata da un continuo esercizio di preghiera, di carità e di affidamento al Signore, si corre seriamente il rischio di vedere messa in crisi, indebolita o addirittura distrutta la propria fede. Personalmente conosco delle persone che hanno perso la fede vedendo come nel corso degli anni, ormai non sono pochi, il Concilio Vaticano II si chiude nel 1965. Quindi ci sono quasi due generazioni di mezzo. Nel corso di tutti questi anni, vedendo come la Chiesa, mi correggo, gli uomini di Chiesa, certi uomini di Chiesa, hanno demolito e stanno seguitando a demolire pezzo per pezzo l'ultimo episodio, in ordine di tempo, è stato Fiducia Supplicans, che francamente è l'ultimo tassello di un mosaico che delinea un disegno che ha veramente qualcosa di infernale, di satanico, nel senso che riflette chiaramente una decisa volontà di distruzione, di autodistruzione della Chiesa e della fede. Voglio dire che mentre a essere speranzosi, a essere ottimisti, per un po' di anni, dopo il Vaticano II, si poteva ancora sostenere, sostanzialmente illudendosi, comunque si poteva ancora credere che una serie di derive, una serie di aberrazioni, una serie di scelte devastanti, non solo a livello pastorale e liturgico, ma proprio anche a livello dottrinale, sia pure di dottrina pratica, diciamo, fossero effetto di intemperanze individuali, di imprudenze individuali, di comprensibili per certi aspetti, per quanto deprecabili, deplorevoli, fughe in avanti di qualcuno, poi, mano a mano che il tempo ha mostrato una tendenza sempre più netta, sempre più accentuata di codesti signori a trascinare l'intero edificio della Chiesa e il sistema della dottrina cattolica in una direzione sbagliata, in una direzione che è in contrasto, inconciliabile con il magistero costante di 1900 anni di storia della Chiesa, non pochi si sono persi d'animo, sono arrivati alla conclusione che allora anche la Chiesa, nonostante tutto, è una creazione, è una creazione puramente umana, storica, e come tutte le costruzioni storiche ha imboccato la strada irreversibilmente, irrevocabilmente, la strada del tramonto. Si sono sentiti traditi, svuotati, demotivati e hanno perso la fede. Ecco, uno dei meriti, forse il maggior merito della scure di Elia, è quello di tenere sempre d'occhio questo aspetto,
e di esortare costantemente i lettori di quel blog a non perdere la fede, a rimanere saldi nella fede del Signore. Abbiamo dedicato dei video anche ad altri sacerdoti viventi, in particolare Don Francesco Ricossa, Don Curzio Ognitoglia, come vedete anche autori, che sacerdoti, che hanno idee diverse. E sono arrivati a conclusioni diverse circa il momento particolare, chiamiamolo momento, ma abbiamo appena detto che si tratta, ahimè, di un fenomeno di notevole durata temporale. A conclusioni diverse circa il momento che la Chiesa sta vivendo e quindi le implicazioni e le deduzioni che scaturiscono dall'analisi di ciò. Ben volentieri, oggi dedichiamo uno spazio a quello che dice questo bravo sacerdote, che noi non cerchiamo di approfondire ulteriormente chi sia, non desideriamo danneggiarlo. E comprendiamo le ragioni per le quali utilizza uno pseudonimo. Partiamo da un bell'articolo intitolato Il tradimento dei Gesuiti, che è stato pubblicato ancora 2019. Lo riprendiamo in questo caso da Il fumo di Satana. Il sito è Anticatto Comunismo, eccetera. Il tradimento dei Gesuiti. Nel XVI secolo la propaganda protestante, anche grazie all'inescusabile ritardo di una Roma restia a riformarsi dalla sua scandalosa corruzione, persino dopo il terribile sacco del 1527, dilagò ovunque in Europa. In curie diocesane, corti principesche, università civili e facoltà teologiche. La novità faceva agevolmente presa su clero e intellettuali disgustati della condotta della corte papale e dei presuli latitanti che vi soggiornavano stabilmente, anziché stare alla guida del loro gregge. L'atteso concilio, finalmente convocato a Trento, seppur in extremis, fu più volte interrotto per anni. A molti la situazione sarebbe potuta sembrare disperata, ma la provvidenza aveva già suscitato santi vescovi e fondatori che fornissero gli strumenti della rinascita, gesuiti, teatini, barnabiti, cappuccini e tanti altri sul campo di battaglia. Nelle retrovie, a sostenere i combattenti con la preghiera e l'offerta di sé, le carmelitane riformate e più tardi le visitandine. Quelle forze oggi si sono in gran parte estenuate, se non addirittura pervertite, a cominciare dai gesuiti, legati a tutti i principali movimenti sovversivi del XX secolo, dalla riconciliazione con la massoneria all'intesa con i comunisti, dal cinema corruttore al sincretismo religioso, dalla svolta antropologica alla teologia della liberazione, dai figli dei fiori al movimento omosessuale. Già San Carlo Borromeo, a suo tempo, aveva auspicato la soppressione di un'istituzione di cui, malgrado gli indubbi meriti e l'eccelsa santità del fondatore, nonché di tanti membri, presagiva fin da allora che avrebbe potuto prendere una piega preoccupante a causa di un potere sempre più vasto, capillare e incontrollabile, che poteva essere usato in bene come in male. Pensate, San Carlo Borromeo, pensate, 4 secoli fa, un grande santo, un grande uomo di chiesa, pensava che sarebbe stato opportuno sopprimere questo ordine religioso. Ma
Pure in tempi più recenti, dopo la clamorosa svolta dell'ordine che influenzò in modo decisivo il concilio e i successivi sviluppi, parliamo del Vaticano II, Giovanni Paolo II, fin dall'inizio del suo pontificato, pensò di sopprimerli di nuovo, con l'appoggio del fidato Ratzinger, o perlomeno di effettuare un drastico intervento di riforma con l'allontanamento del famigerato padre Arrupe, amico dei gesuiti rivoluzionari sudamericani e apologeta di Teilhard de Chardin, esoterista e falso scienziato che aveva introdotto nella teologia cattolica la visione del mondo propria dell'occultismo cabalistico massonico. Anche di questo abbiamo parlato, c'è un mio articolo dedicato proprio a questo tema, quando Giovanni Paolo II commissionò i gesuiti, pensava di sopprimere l'ordine dei gesuiti. Non siamo in grado di ricostruire le trame occulte che possano spiegare l'incredibile metamorfosi, almeno nel complesso, dell'ordine che rappresentava la punta di diamante della Chiesa cattolica, non solo nel campo della teologia, ma anche nell'ambito della ricerca scientifica. Sta di fatto che nel primo dopoguerra si moltiplicano i contatti, miranti a stabilire un dialogo tra singoli gesuiti e alti rappresentanti della massoneria, specialmente in Francia. Uno dei più fervidi promotori di tale incontro sarà, subito dopo il secondo conflitto mondiale, quell'Yves Massaudon, membro del Supremo Consiglio delle Logge francesi di tradizione scozzese, che frequenterà assiduamente il nunzio apostolico dell'epoca in Francia, Monsignor Angelo Giuseppe Roncalli, avete udito bene. Futuro Papa Giovanni XXIII era grande amico dei massoni di alto grado in Francia. È proprio in quegli anni, ma soprattutto a partire dalla morte, 1955, che a dispetto delle condanne inizia il culto del pensiero di Teilhard de Chardin, convinto evoluzionista e adoratore di una materia divinizzata, considerata matrice di sviluppo dello spirito e grembo di gestazione di un Cristo cosmico in cui l'uomo dovrebbe trovare compimento quale essere sovrumano. Sapete che Teilhard era paleontologo, evoluzionista a tutto tondo, per giunta con questa particolare connotazione di tipo esoterista, cabalista, gnostico, e neanche tanto nascostamente panteista. Questa visione, tipicamente gnostica, ecco, continua la scure di Elia, era valsa al gesuita nel 1926 la rimozione dall'insegnamento e la proibizione di pubblicare, nonché il trasferimento in Cina. Laggiù aveva nondimeno avuto agio di approfondire le filosofie orientali, così congeniali alle sue idee, e di accreditarsi come paleontologo, fatto che gli aveva poi dato, in virtù di una fama artificiale, è tutto da vedere come il suo nome è legato alla scoperta del cosiddetto uomo di Pechino, è uno di quei casi nei quali improvvisamente un personaggio viene promosso al rango di grande scienziato senza che nel suo curriculum ci siano gli elementi fondamentali per arrivare a quel tipo di notorietà, a quel tipo di fama, di riconoscimento. La possibilità di riciclarsi nelle università civili, la postuma aureola di riconciliatore della fede con la scienza, non incantò però il cardinale Ottaviani, il quale nel 1958, pur senza metterle all'indice, ordinò il ritiro delle sue opere da tutte le biblioteche religiose. Malgrado ciò, ai riconoscimenti laici, specie in Francia e negli Stati Uniti, si associarono ben presto esplicite operazioni di riabilitazione ecclesiastica, a partire dal libro pubblicato nel 1962 da un altro gesuita sospetto, Henri de Lubac. Fu
Fu così che la gnosi teilhardiana, come più tardi ammesso da Joseph Ratzinger, poté permeare in profondità il manifesto del rinnovamento conciliare, la Gaudium et Spes. Vi rendete conto? Uno dei più importanti documenti del Concilio Vaticano II è stato influenzato, sia pure indirettamente, da un gesuita eretico, sostanzialmente eretico, che a suo tempo era stato sospeso dall'insegnamento e le cui opere erano state ritirate da tutte le biblioteche religiose, ma che in compenso era stato celebrato, il suo nome era stato elevato fino alle stelle dal mondo laico, dalla scienza laica, dalla cultura laica, anche perché il mondo della massoneria vedeva in lui l'uomo giusto per aprire una breccia nella dottrina della Chiesa dentro la Chiesa, non da fuori, come finora si era tentato di fare. Non meraviglia affatto a questo punto che un cardinal Casaroli nel 1981 ne abbia tessuto l'elogio in una missiva al futuro cardinal Pupard. È un po' più imbarazzante invece che vi abbia fatto riferimento Benedetto XVI nell'evocare un'escatologia liturgica, scusate, un'escatologica liturgia cosmica. Benedetto. Senza una sotterranea manovra di promozione è inspiegabile come una simile ideologia allucinata, irrazionale e blasfema, basata sul rinnegamento della fede e sulla falsificazione dei dati scientifici, si sia imposta nella Chiesa Cattolica come catalizzatore del cristianesimo a venire. Gli evidenti tratti demoniaci, prima ancora che allo studio e alla pratica dell'esoterismo, scaturiscono da un'inquietante esperienza che il piccolo Pierre fece già nell'infanzia, quando, sentendosi attirato da una presenza panica che gli si rivelava nella natura, le acconsentì voluttuosamente, come racconterà egli stesso. Siamo obbligati a concludere che il Santo Uffizio, per qualche ragione a noi ignota, non fu abbastanza severo nei confronti del teologo. Un personaggio del genere, pochi secoli prima, avrebbe fatto la fine di un Giordano Bruno, suo parente stretto. Possiamo soltanto ammettere anche Giordano Bruno, falso scienziato, vero mago e cabalista, nonché vero panteista. Possiamo soltanto ammettere che i gesuiti deviati fossero già così potenti all'interno della curia romana da poter influenzare le decisioni di Papa Pio XII. Il suo confessore, d'altronde, non era forse il biblista Augustin Bea, fautore della riforma liturgica e dell'esegesi storico-critica, nonché sognatore di un concilio in cui la Chiesa rivedesse finalmente la sua dottrina sul giudaismo e sugli acattolici? Alla dissoluzione dogmatica innescata da Teilhard e proseguita, seppure più discretamente, da De Lubac, con la sostanziale riduzione della grazia alla natura, si affiancava la demolizione delle fonti della fede e della loro autorità. La scrittura, ora trattata come un'opera letteraria qualunque, e la tradizione, con la T grande, attestata in modo imminente dalla Lex Orandi, dovevano subire una sottile e pervasiva manipolazione dettata da incontestabili ragioni filologiche. L'École biblique di Gerusalemme, come chiunque può osservare nelle note della sua celebre Bibbia, si autorizzava allegramente ad alterare il textus receptus in base a mere illazioni e congetture di studiosi. Intanto il gesuita Stanislas Lyonnais, allievo di Bea e a sua volta maestro di Martini, Carlo Maria Martini, dava il là allo stravolgimento della teologia biblica con un'interpretazione tendenziosa del peccato originale e della giustizia divina,
ripensata come fede di Dio alle proprie promesse e depurata dall'aspetto retributivo, il quale è continuamente sottolineato invece sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento. Ecco da dove nasce questa idea, no? Che l'alleanza è una promessa inderogabile di Dio a prescindere dall'atteggiamento dell'uomo. La reazione dei professori dell'Università Lateranense, capeggiati da Piolanti e Spadafora, in nome della retta dottrina, ebbe per esito nel 1962 la sospensione di Lionnet dalla cattedra, presto resagli nel 64 per intervento di Paolo VI. Con questo avallo, di fatto, dell'interpretazione modernista dell'enciclica Divino Flante Spiritu di Pio XII, le porte dei seminari venivano spalancate alla Nouvelle Théologie, ormai libera di reinterpretare la rivelazione in chiave esistenzialistica e di ridurre il magistero a un'ermeneutica fra le altre, ineluttabilmente soggetta all'evoluzione culturale. Pochi si avvidero, facendosi perciò condannare all'ostracismo, del fatto che una tale legittimazione modificava i principi stessi della riflessione teologica, in tal modo consegnata allo storicismo con inevitabili esiti soggettivistici e relativistici. Non è risolutivo, in tale contesto, accanirsi a confutare singole innovazioni del Vaticano II, come la collegialità, l'ecumenismo, la libertà religiosa, né fermarsi alla condanna del modernismo da parte di San Pio X, dato che la sua riedizione è ben più perniciosa e ha prodotto una radicale mutazione della forma mentis cattolica. Il trionfo della frase sulla teoresi è servito a imporre cambiamenti ingiustificati in nome dell'adattamento a mutate condizioni socioculturali che sono frutto di una sotterranea pianificazione. Capite il trucco? Cioè, questi signori del Vaticano II in poi dicono che l'uomo moderno non può recepire la fede come veniva presentata ai loro avi. Bisognava presentarla in forma moderna. E in questo modo si faceva entrare nella cittadella della Chiesa il cavallo di Troia dello storicismo. Per cui le verità di fede vengono piegate, è quello che oggi sta accadendo alla grande e da molto tempo, vengono piegate di volta in volta all'interpretazione storica e filologica che al momento in cui viene formulata va per la maggiore o viene presentata come quella che va per la maggiore. Sul fronte germanico, continua la scure di Elia, l'operazione di rilettura del dogma col filtro di filosofie incompatibili con la fede produceva frutti ancora più velenosi. Da una parte Karl Rahner sulla linea kantiana, elaborata la sua teoria del cristianesimo anonimo, ovvero di un complesso di verità che sarebbero presenti in forma trascendentale in tutte le culture e che la fede cattolica non farebbe che portare in piena luce, con la conseguente dissoluzione della teologia dell'antropologia e della teologia nell'antropologia e l'annullamento della necessità, ai fini della salvezza, di appartenere alla Chiesa seguendone gli insegnamenti. Quindi questo è un ultraprotestantesimo, no? Va bene qualunque fede di chiunque, non più come la Chiesa l'ha sempre insegnata, ma come chiunque sente di averla e di sentirla. Dall'altra, Hans Urs von Balthasar, anch'egli gesuita in un primo tempo, nel suo sforzo hegeliano di riconciliare Lutero con la dottrina cattolica, finiva con l'alterare quest'ultima in una personale costruzione estetizzante, fino ad accogliere l'assurda idea di un conflitto tra le persone divine durante la passione di Cristo. La concentrazione non è solo assurdo, è blasfema questa idea, no? Un conflitto
tra le persone della Santissima Trinità durante la Passione di Cristo. Questo è quel von Balthasar che ancora oggi alcuni si ostinano a presentare come non neomodernista, come moderatamente riformista. Caspita, era un teologo rivoluzionario a tutti gli effetti, anticattolico a tutti gli effetti, per essere ancora più chiari. La concentrazione ormai invalsa sulla scelta del metodo e sull'approccio ermeneutico rende ciechi di fronte all'inconciliabilità di certi contenuti con la dottrina trasmessa. Che i due teologi poi, quindi stiamo parlando di von Balthasar e di Karl Rahner, tedeschi entrambi, che i due teologi poi siano assurti ad alfieri di due contrapposte ermeneutiche del concilio, l'una progressista, l'altra conservatrice, non è altro che l'ennesimo inganno di una colossale mistificazione. Anche questo è un concetto col quale ci troviamo perfettamente d'accordo. Modernismo a marcia lenta, von Balthasar, se volete Benedetto XVI, modernismo a marcia veloce, Karl Rahner, se volete Bergoglio. Sempre modernismo è. Arriviamo così a Giovanni Paolo II, davanti al suo nodo gordiano, pronto a scioglierlo alla maniera di Alessandro, cioè tagliarlo, no? Cioè sopprimere l'ordine dei gesuiti, ma ignaro di un occulto pericolo. Il suo interessamento finanziario mediante lo IOR all'ascesa del sindacato Solidarność aveva appena coinvolto la Santa Sede nello scandalo del Banco Ambrosiano. Tale situazione è una faccenda molto complicata e lunga, non possiamo adesso riassumerla, consigliamo, ne parleremo comunque in futuro, riprenderemo il discorso, consigliamo di andarsi a rivedere ciò che riguarda le vicende del Banco Ambrosiano fino al suo fallimento, no? Usato dalla Chiesa di Giovanni Paolo II per finanziare Solidarność in funzione anticomunista in Polonia, ma trasformatosi in un meccanismo infernale di tipo massonico-mafioso che, sotto la scellerata guida di Marcinkus, di Paul Marcinkus, ha spostato la Chiesa su un terreno assolutamente mefitico, assolutamente scandaloso, di affarismo e di vera e propria criminalità. Poi c'era la loggia P2, c'è stato l'assassinio del giornalista Mino Pecorelli, le morti più o meno misteriose dello stesso Roberto Calvi e di Michele Sindona. Stiamo parlando di gente che non aveva nessun problema a uccidere coloro che diventassero pericolosi per la sua sicurezza. Tale situazione, cioè il coinvolgimento della Chiesa nello scandalo del Banco Ambrosiano, fallimento del Banco Ambrosiano che avvenne sotto la direzione di Roberto Calvi, che poi morì in quella maniera stranissima, no? Si disse suicida, lo trovarono impiccato sotto il ponte dei Frati Neri a Londra, era fuggito in Inghilterra per sottrarsi all'arresto. Tale situazione metteva il pontefice in una pericolosissima posizione di ricattabilità, effettivamente sfruttata da quel diabolico massone di Casaroli per bloccarlo sui gesuiti, come pure nella condanna dei regimi comunisti e nella consacrazione della Russia. Sapete, no? La famosa richiesta della Madonna di Fatima di consacrare la Russia. Ebbene, oltretutto, in ricompensa per l'appoggio occidentale alla rivoluzione polacca, si pretese il primo incontro sincretistico di Assisi, che, quale inizio di una lunga serie, costituì il riconoscimento di fatto della teologia dei gesuiti. Ecco allora come si spiegano, no? Vedete come tutto diventa chiaro se si hanno le conoscenze giuste. Praticamente questa svolta in senso ecumenico, di falso ecumenismo,
di Giovanni Paolo II e il suo dietrofront rispetto al progetto di sopprimere, di sciogliere i gesuiti, si può spiegare con il ricatto che Casaroli e in generale i porporati della massoneria ecclesiastica gli fecero, cioè gli fecero capire che se fosse andato avanti in quelle due direzioni, quindi condanna della falsa teologia dei gesuiti e provvedimenti nei confronti addirittura un eventuale scioglimento dell'ordine stesso, essi avrebbero reso noto lo scandalo del Banco Ambrosiano, nel quale l'azione, chiamiamola politica, di Wojtyla, cioè far cadere il comunismo in Polonia, e non solo in Polonia, usando Solidarnosc come un grimaldello, l'avrebbero fatto venire in luce. E quindi per Wojtyla sarebbe stato un colpo di immagine per la Chiesa tutta, probabilmente fatale. Se Montini era imbevuto dell'umanesimo integrale del trasformista Maritain e del Cristo cosmico di Teilhard de Chardin, Wojtyla aveva una fede rocciosa e forgiata dalla vita sotto un regime del blocco sovietico, pur essendosi nutrito negli studi del personalismo franco-tedesco. Con un temperamento del genere, nessuno avrebbe potuto impedirgli, se fosse stato un po' meno patriota, di rimettere in ordine nella Chiesa, a cominciare dai gesuiti. Purtroppo le cose andarono diversamente, così che oggi il progetto eversivo, per quanto temporaneamente contenuto, è giunto a compimento proprio grazie a uno di loro gesuiti, plasmato questa volta dalle idee di Marx, Rahner e Lutero, rifuse in una massonica mistica della fratellanza umana, che lo ha condotto fino a una dichiarazione formale di apostasia, secondo la quale, citazione, le diversità di religione sono una sapiente volontà divina con la quale Dio ha creato gli esseri umani. Questa è la dichiarazione di Abu Dhabi, l'avrete riconosciuta. È la presunta religione universale ed eterna della Kabbalah, che sarebbe il ceppo continuo di tutte le religioni storiche e in cui queste ultime dovrebbero riconfluire. Che dire, preso atto di questa infausta storia, rimaniamo saldi, ognuno al proprio posto, per mantenere accesa la fiamma della fede. Potremmo quasi dire da questa ricostruzione storica, quello che emerge è una specie di rivincita di Giordano Bruno attraverso Teilhard de Chardin, cioè una rivincita di quell'eterno gnosticismo, di quell'eterna gnosi, che fin dai primi secoli di vita della Chiesa tenta di imporsi e di sostituire all'idea del Cristo Salvatore e Redentore l'idea di una autoredenzione degli uomini sotto qualunque fede e in direzione di qualunque idea del divino. Bene, questo era l'articolo dedicato al tradimento dei Gesuiti. Un altro articolo molto interessante ci è sembrato quello che è stato pubblicato sul blog della Scure di Elia. In genere vengono pubblicati questi articoli con un ritmo settimanale, sabato 27 gennaio 2024, quindi recente. Fine ingloriosa di un pontificato dubbio. Ecco, questo articolo, come avete capito, parla di quello che sta accadendo al presente in questi ultimi tempi, presumibilmente ultimi tempi, del pontificato di Jorge Mario Bergoglio Francesco. Fine ingloriosa di un pontificato dubbio. Il mio occhio è sconvolto per il furore, la loro gola è un sepolcro spalancato, non c'è timor di Dio davanti ai loro occhi. Sono citazioni dai Salmi.
Nonostante tutti questi anni di abomini, chi ha una coscienza retta rimane ancora incredulo di fronte allo spettacolo sempre più disgustoso offerto da personaggi privi di pudore e di decenza, sebbene si possa rallegrare per un primo successo, seppure parziale. Il processo Vaticano del 2021 per gli abusi sui minori commessi nel preseminario San Pio X si era concluso con l'assoluzione degli unici due imputati. Il giudice italiano, in pensione, appositamente assunto per gestirlo, aveva infatti ritenuto di non doverli interrogare perché altrimenti si sarebbero autoaccusati. Il procedimento si era piuttosto ritorto contro il denunciante, sospettato di essere stato consenziente. Ora, dopo che un sacerdote ha rievocato quello scandalo raccapricciante alla presenza del Papa, dello Stato Maggiore della Diocesi e di centinaia di confratelli, mettendo così il dito in una piaga che non si intendeva curare, ma continuare a coprire, la Corte d'Appello ribalta la sentenza e condanna uno dei due. Non c'è nulla che non debba essere rivelato. La giustizia vaticana ha tuttavia lasciato nell'ombra anche questa volta la galassia di predatori e di loro complici che gravitava attorno alla comunità di adolescenti sotto l'egida dell'ex arciprete e del vescovo che ha ordinato sacerdote il reo e, malgrado ciò, è stato premiato col cardinalato. Il Fresule, interrogato in aula, si era a suo tempo giustificato sostenendo con molta disinvoltura che la condotta sessualmente inappropriata del corruttore di minori, da lui promosso al presbiterato, era dovuta a una, citazione, tendenza omosessuale transitoria legata all'adolescenza. Fine della citazione. Dobbiamo forse dedurne che tutti gli adolescenti attraversano normalmente una fase di incertezza del loro orientamento che li spinge ad abusare del potere eventualmente loro conferito dagli adulti per costringere i più giovani ad atti di sodomia? Pare che il porporato, appena uscita la notizia della condanna del suo protetto, sia stato precipitosamente chiamato a rapporto da chi, altrettanto incautamente, ha promosso lui. Quest'ultimo, rispondendo al sacerdote che gli ha chiesto spiegazioni in merito, ha candidamente asserito che il problema del preseminario San Pio X era stato risolto con la sua chiusura e che i due colpevoli erano stati puniti dal loro vescovo. A quanto pare o non sapeva o ha finto di non sapere che il caso in realtà non era affatto chiuso, se era in corso un processo d'appello che, appena una settimana dopo, ha emesso la sentenza di condanna che ha ribadito quella del procedimento in primo grado. Singolare coincidenza. Evidentemente sono stati costretti a immolarne uno per salvare tutti gli altri, con buona pace delle vittime rovinate per sempre nell'anima. Ciò nonostante, la vicenda rischia di non esaurirsi qui, una volta riaccesi i riflettori. Questa storia, anzi, fa pensare a quel sassolino che, staccatosi dalla montagna, per mano divina, polverizza la colossale statua dai piedi d'argilla. E dire che, se quello stesso sacerdote che ha riportato l'attenzione sul caso in vita in chiesa al fine di confortarli con una benedizione coloro che si sono ammalati in seguito alla cosiddetta vaccinazione, subito scatta il meccanismo inquisitorio. Quella, a quanto pare, è una trasgressione ben più grave. Colui che tanto fortemente ha raccomandato l'atto d'amore non può assolutamente permettere che qualcuno ne richiami pubblicamente gli effetti nefasti, forse perché i suoi padroni occulti ricattano lui e tutta la sua corte di pederasti impenitenti. Non c'è bisogno di fare nomi, è chiarissimo di chi stiamo parlando, abbiamo anche capito qual è l'atto d'amore al quale sono stati richiamati, per non dire obbligati,
per esempio, i cittadini della Città del Vaticano, ma praticamente tutti i sacerdoti diocesani e i religiosi, e quindi ciascuno tiri le proprie conclusioni. Coloro la cui salute è stata irreparabilmente rovinata da quell'inaudito sopruso di Stato sostenuto dal Vaticano, devono dunque soffrire e schiattare come cani, senza fiatare e senza farsi notare. Se la gente stramazza al suolo per strada o se ne va per un cancro fulminante, non se ne deve far parola, non si può nemmeno pregare per loro. Ma questa è ancora la Chiesa Cattolica o una diramazione del Partito Comunista Cinese? Misteri della natura. Il capo della banda è stato operato nel luglio del 2021 e ha raccontato di essere stato salvato da un bravo infermiere. La verità è che il chirurgo, dopo averlo aperto, lo ha ricucito senza intervenire, dato che gli ha trovato nell'intestino due tumori allo stadio terminale con metastasi. La prospettiva era di poche settimane di vita. Avete capito di chi stiamo parlando? Chi è questo signore? Come possa ancora stare in piedi dopo 2 anni e mezzo? È qualcosa che la scienza non è in grado di spiegare. Bisogna perciò salire di livello e ipotizzare un intervento preternaturale, oppure, ascendendo di un altro gradino, un miracolo. Quest'ultima ipotesi, tuttavia, indurrebbe a pensare che Dio, pur di concedere a una singola anima una straordinaria opportunità di ravvenimento e di salvezza, ne esponesse innumerevoli altre alla perdizione per causa sua, cosa che appare poco probabile. Egli però, inspiegabilmente, permette che il ricorso a riti occulti abbia successo, forse, come abbiamo ipotizzato, per portare a termine la cernita dei suoi veri fedeli. Non c'è nulla da aggiungere perché è un ragionamento anche teologicamente talmente chiaro, talmente trasparente. Qui c'è veramente il mysterium iniquitatis. Dio concede un prolungamento di vita scientificamente inspiegabile a un malato di cancro terminale per dargli la possibilità di pentirsi e ravvedersi? E intanto che cosa succede? Che milioni di fedeli subiscono il danno morale del pessimo esempio e delle pessime azioni che questo personaggio continua a porre in essere. È un qualcosa che umanamente noi non possiamo capire. Possiamo soltanto con un atto di fede accettare come parte della misteriosa volontà di Dio. È arduo, continua la scure di Elia, credere che la verità stessa si compiaccia di pazientare ancora con uno che manifestamente la disprezza, senza dare il minimo segno di pentimento, anzi, continuando a cullarsi nella colpevole illusione che all'inferno non ci sia nessuno. Quante volte abbiamo sentito questo discorso, no? Dalla più alta cattedra. Neanche i demoni? Per le persone normali, abituate a ragionare in modo lineare, è davvero difficile figurarsi fino a quel punto di perversione del pensiero possa giungere chi ha fatto della menzogna e dell'inganno la sua professione di fede. L'artificiosità del suo comportamento risulta evidente a chiunque confronti il modo in cui si atteggia in pubblico con le maniere che adotta in privato. Tale falsità scoraggia fortemente l'intercessione a suo favore, poiché non lascia intravedere neanche uno spiraglio di sincerità, condizione minima dell'accoglienza della grazia. È vero che la grazia è un dono gratuito di Dio, ma è anche vero che la grazia, come dire, agisce dentro la natura e quindi, come tutte le pianticelle, per attecchire ha bisogno di trovare almeno una minuscola zolla di terra per mettere le radici. Se non c'è il più piccolo spiraglio di sincerità, non dico di pentimento,
La grazia non può agire, perché la grazia è dono di Dio, ma agisce in coloro che la colgono, che la desiderano, in coloro che sono disposti a farla germogliare. Il danno che ha potuto causare un'educazione religiosa oppressiva avrà pure il suo peso nella valutazione finale, ma la responsabilità individuale permane. Non fa una grinza, no? Noi come cattolici crediamo al libero arbitrio. Quindi non ci vengano a dire che l'educazione, certe esperienze negli anni dell'infanzia, dell'adolescenza, determina tutto quello che volete, ma un barlume di libertà di scelta permane. E quindi noi siamo moralmente responsabili nel bene e nel male delle nostre scelte, delle nostre azioni. False strade. Una simile ostinazione nella menzogna suscita nei buoni un misto di pietà e di orrore. Essa, tuttavia, non deve assolutamente indurli al peccato, tantomeno alla colpa più grave di tutte, quella di separarsi dalla Chiesa. Rileggo, la colpa più grave di tutte, quella di separarsi dalla Chiesa. Non devono essere le passioni a determinare le nostre reazioni, bensì le virtù teologali, le quali si rafforzano nella misura in cui sono esercitate. Da questo punto di vista, l'attuale congiuntura ecclesiale rappresenta una magnifica opportunità di santificazione, purché permaniamo saldamente all'interno del corpo ecclesiale, per quanto scosso e martoriato. La provvidenza ci sta dando occasione di acquisire meriti straordinari, che le generazioni precedenti, non essendo state messe alla prova in questo modo singolare, non hanno potuto acquisire. Questa prospettiva soprannaturale è l'unica che consenta di superare la prova e di trarne beneficio. Diversamente si precipita in un burrone popolato di bestie velenose, camuffate da intenzioni virtuose. Ci troviamo in piena sintonia con questa riflessione. E a coloro che continuano a chiedere, a chiedere, a chiedere con aria provocatoria, ma insomma, Bergoglio chi è? È Papa o non è Papa? Chi è? Rispondiamo una volta per tutte. È l'occasione che Dio ci dà per confermarci, rafforzarci, illuminarci nella fede. Quindi è un'occasione di grazia, è un'occasione di bene. Certo, siamo messi alla prova, certo soffriamo, come Giobbe è stato messo alla prova e ha sofferto, ma in vista di un bene più grande, non è che Dio si diverte a farci soffrire. Il male non è mai dato in vista di altro male, ma sempre in vista di un bene più grande, molto più grande. E quanto a quelli che dicono, beh, questi atti, no? Questi discorsi, no? di Bergoglio e di altri ci disgustano, ci indignano, quindi noi ce ne andiamo dalla Chiesa. Bravi, complimenti. State facendo esattamente quello che essi vogliono, che voi ve ne andiate dalla Chiesa. Condanno vostro, della vostra anima, e condanno della Chiesa stessa, la quale non si esaurisce nelle persone fisiche, del clero che in questo momento tiene il controllo su di essa, esercita il controllo su di essa. La Chiesa è molto di più. La Chiesa è il corpo mistico di Cristo. La Chiesa sono anche tutte le anime sante di coloro che nelle generazioni precedenti ci hanno preceduto in purgatorio e in paradiso. Chiesa purgante, Chiesa trionfante. E soprattutto la Chiesa fondata da Gesù Cristo ha per capo Gesù Cristo, il quale ha promesso le porte degli inferi non prevarranno su di essa. Vogliamo fare di Gesù Cristo un bugiardo? Tale è il caso di quanti, stiamo dicendo, il pericolo, no? di precipitare in un burrone popolato da bestie velenose camuffate da intenzioni virtuose. Continua la scure di Elia, tale è il caso di quanti, pensando di poter così conservare la fede, si arruolano in gruppi scismatici o settari,
Ciò facendo, essi incorrono nella scomunica late sentenzie e, cosa non meno grave, si trasformano in fanatici incapaci di riflessione obiettiva e privi di reale vita spirituale. Tutto si riduce allora a un mucchio di convinzioni astratte, magari pure sballate, e di pratiche materiali che non toccano minimamente le disposizioni interiori, ma induriscono progressivamente la coscienza con l'illusione di un'ineccepibile giustizia procurata con le forze umane. In una parola è il fariseismo. Odio, rancore e cattiveria finiscono col dominare l'anima per ragioni apparentemente sacrosante. Il diavolo canta perciò vittoria, godendo di aver catturato per altra via quelli che gli erano sfuggiti coi mezzi ordinari, quelli dispiegati dai suoi servi infiltratisi nella Chiesa. La falsa idea di misericordia, la legge dell'inclusività assoluta, la concezione evolutiva della dottrina e così via. Fede e buon senso. Un'altra devianza è quella di chi, trascurando un autentico dialogo col Signore, ma questi hanno sempre il dialogo in bocca, no? Il dialogo con tutti, con i confuciani, con i buddisti, con gli atei, con gli anticristiani, ma non si ricordano mai del dialogo col Signore, l'unico che veramente è fondante. Vive di reazioni ai misfatti altrui. Se non ne avvenissero, non avrebbe di che sostentarsi interiormente. Questa è una devianza, secondo la scura di Delia. Anche su questo siamo d'accordo. Il suo tempo è perciò occupato, piuttosto che dalla preghiera e dall'adempimento dei doveri di Stato, dalla caccia informatica allo scandalo. Appena ne scopre uno nuovo, prova subito un piacere irrefrenabile nel darsi conferma delle proprie convinzioni e nel propagarlo il più possibile, così che faccia più danno ancora. Esempio, un ennesimo scandalo di pedofilia in qualche seminario, in qualche parrocchia. No, ci sono dei poveretti che non fanno altro che andare a caccia di queste notizie. Quando le trovano, quasi gioiscono, perché vedono confermata la loro diagnosi. Questa chiesa è marcia, ho fatto bene a separarmene. Poveretti, sono strumenti nelle mani del diavolo e neppure se ne rendono conto. Andiamo avanti. Inutile tentare di farlo, riflettere sull'opportunità o meno di tale strategia. Il solo pensiero di rinunciarvi gli toglie l'ossigeno. Senza di essa, del resto, gli verrebbe a mancare il materiale che gli serve per decretare, pur non avendone l'autorità, l'invalidità del presente pontificato, della quale al limite si può pure essere convinti in coscienza, ma che non si può dichiarare pubblicamente senza incorrere, anche in questo caso, nella scomunica late sentenzie. È come se ci fossero dei, come si può chiamarli, dei credenti devianti, strutturalmente devianti, che hanno bisogno di scandali, si nutrono di scandali, come il vampiro si nutre di sangue umano, per potersi stracciare le vesti in pubblico e poter dire: ecco, vedete che Bergoglio non è papa? Altrimenti queste cose non succederebbero. Come la grazia suppone la natura, così la fede suppone il buon senso. Considerare nulle le sanzioni ecclesiastiche in base a pure elucubrazioni personali, per esempio che Bergoglio non è papa, perché la mafia di San Gallo lo ha eletto illecitamente, eccetera, eccetera, un processo fatto, come dire, un processo fai da te, no? Fatto privatamente da questo o quel credente. Oltre alla ridicolaggine della pretesa, è una forma di irragionevolezza che distrugge l'unità visibile della Chiesa terrena. Per quanto ingiusti, i provvedimenti legittimi dell'autorità costituita vanno osservati. Se non sono legittimi, li si impugna mediante regolare ricorso, senza dimenticare che,
per coloro che amano Dio, tutto coopera in bene. Romani 8:28. Quando una giusta ira ti sconvolge lo sguardo, l'anima e il ventre, vedi Salmo 30, versetto 10, alla vista della putredine vomitata dalla bocca di empi completamente immuni dal timore di Dio, va a rifugiarti davanti al tabernacolo e diffondi il tuo cuore alla sua presenza. Vedi Salmo 61, versetto 9. Con le parole ispirate dei salmi, egli lenirà il tuo dolore e fascerà le tue piaghe, ridandoti così la forza di continuare a servirlo indefettibilmente per tutto il tempo necessario, finché la prova non sia terminata. Exurge, Domine, in ira tua, e funde super eos iram tuam. Salmo 7, verso 7, versi 68, eccetera. Che altro dire? È di una chiarezza cristallina. Vedete anche la coerenza, perché la scure di Elia non tace il marciume, non tace gli scandali, ne parla apertamente, ma al tempo stesso richiama i cattolici a non cadere nel tranello diabolico di farsi prendere dall'amarezza, dall'ira, dalla superbia, nel voler giudicare la Chiesa di Gesù Cristo e commettere l'ulteriore scandalo, nonché grave, gravissimo peccato, di rompere l'unità della Chiesa. A questo proposito non ho problemi, l'ho già detto almeno un'altra volta, a riconoscere che anch'io ho commesso un errore, perché agli inizi del pontificato di Bergoglio anch'io mi sono fatto prendere da questo sdegno, da questa ira, da questo zelo, in un certo senso mal riposto, nel senso di non volerlo riconoscere come Papa. Riflettendo meglio, ho compreso l'errore, perché dove andrebbe la Chiesa? Anzi, esisterebbe ancora una Chiesa se ogni volta che un Papa dà scandalo, se ogni volta che oggettivamente un Papa agisce per il male, il singolo fedele dovesse decretare no, questo costui non è Papa, dopo che è stato eletto regolarmente fino a prova contraria. E la prova contraria non può fornirla una induzione soggettiva di questo o quel credente a livello, diciamo, privato. Deve essere la Chiesa stessa, deve essere il Collegio dei Cardinali. Diversamente si va contro il precetto fondamentale dell'amore alla Chiesa, che include la fedeltà alla Chiesa. E non crediate che non ci siano stati anche grandi santi, i quali hanno dovuto, come dire, adattarsi a accettare che la Chiesa fosse condotta in passato, nei secoli passati, anche da pontefici indegni. Ma lo hanno fatto non per conformismo, non per viltà, non perché per ipocrisia, per non riconoscere il male presente nella Chiesa allora, ma lo hanno fatto per non infrangere la raccomandazione di Gesù di rimanere uniti nel suo amore e quindi uniti nella Chiesa da lui fondata. Bene, un caro saluto, arrivederci. Ti ringrazio molto, Francesco, per queste tue parole così chiare e precise, che io condivido totalmente, e anche per l'esempio che hai portato raccontando della tua diretta esperienza, un vero e proprio esempio. Invito proprio gli amici a meditare sulle tue importanti parole e vi diamo appuntamento a un prossimo video. Un caro saluto a tutti. Thank you.